Alla libreria Coppa Ambasciatori, Stefano Semeraro presenta Il Codice Federer, un libro in cui il giornalista sportivo racconta tutti e 96 i titoli conquistati in carriera da un giocatore già entrato di diritto nella leggenda del tennis. Questi 20 anni di vittorie, come è cambiato Federer sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista umano? Ma dal punto di vista sportivo, insomma, talento aveva, talento ancora adesso, l'ha sviluppato ulteriormente, è un giocatore straordinario, lo sappiamo, ha avuto varie fasi, oggi ne sta vivendo una straordinaria. Umanamente è uno dei suoi punti forti, che è rimasto, insomma, al di là del fatto che è una celebrità e quindi, insomma, con tutto quello che comporta, è rimasto molto amichevole, molto, una persona molto cordiale fuori dal campo, infatti amato non solo dai tifosi ma anche dai suoi colleghi. Nel tuo libro hai scritto delle 20 vittorie nel grande slam di Federer. Qual è quella a cui tu sei più affezionato, la tua preferita, diciamo? Beh, insomma, ce ne sono tante. E devo dire, forse, non so, la prima a Wimbledon nel 2003 contro Philippe Poussis, oppure quella che ha vinto a Roland Garros nel 2009, perché, insomma, per lui è stato un po' il compimento, grande giocatore sui campi veloci e soprattutto sull'erba, eroe di Wimbledon, gli mancava il grande titolo sulla terra rossa, e questo è stato forse anche emotivamente quello più bello. Invece il tuo ricordo più bello con Federer fuori dal campo, nella vita privata, nel rapporto che avete voi giornalisti comunque con gli sportivi, puoi dirci qual è? Ce ne sono tanti, insomma, poi lui, come dicevo, è uno molto cordiale, quindi uno che si incontra, ti saluta. Ci sono stati tanti momenti, insomma, magari durante gli allenamenti a bordo campo, mi ricordo quando si allenava anche un giocatore di Bologna come Simone Bolelli, di cui lui aveva molta stima, insomma, mi ricordo che uscì dicendo: ma se questo si allenasse con me tutti i giorni diventerebbe numero 10 del mondo. Oppure a Roma, in altre occasioni di cene, di qualche sponsor, con i giornalisti, è uno che veramente chiacchiera e sembra un amico, insomma, più che una celebrità distante. Un grande esempio di sportivo Federer, ma che il suo sport e il suo esempio per i giovani quale può essere? Beh, di una persona che è riuscita prima di tutto a cambiarsi, perché da giovane era un ragazzino un po' bizzoso, è riuscito a capire che per sviluppare tutto il suo talento doveva avere anche un lato mentale e un lato di comportamento all'altezza. E poi questo esempio di correttezza assoluta anche nella rivalità con il suo grande rivale Rafa Nadal, che è una rivalità meravigliosa, i due sono amici e non a caso l'ultima vittoria, anzi il premio Laureus Award, che è uno dei più prestigiosi a livello mondiale, l'ha dedicato proprio a Nadal dicendo: Nadal ha fatto di me un giocatore migliore. Quindi, insomma, questo secondo me per lo sport è un esempio perfetto. Grazie mille Stefano e complimenti ancora per il tuo libro. Grazie a voi. Siamo con Gianni Gnocchi, un grande appassionato di tennis, come ci ha detto Stefano, che oggi a presentare il libro col suo amico. E dimmi, la caratteristica che apprezzi di più di Federer, che ti ha fatto più appassionare di lui? Beh, è difficile rispondere, perché io sono malato di Federer, sono proprio stato in cura da uno psicologo, perché è veramente una malattia, non sto scherzando, sono stato in cura dal professor Longoni, che è uno psicologo, che mi ha detto che è una specie di transfert benigno, che, per cui io mi immedesimo, cioè, in un modo quasi inconsapevole, in lui che gioca, e quindi per me è difficile, per me è come se fosse una parte di me, quindi oltre al fatto che gioca un tennis di una bellezza stratosferica, e questo, ma questo è un dettaglio rispetto, perché tanti giocatori magari giocano anche bene, chiaramente non come lui, però il fatto che a me fa proprio stare male, ecco, lui. Se ti piace Federer, sarei anche un appassionato di tennis, e come mai hai scelto il tennis come tuo sport rispetto a tanti altri?
Ma io giocavo a calcio e l'approdo quasi naturale per chi gioca a calcio è il tennis, perché c'è sempre voglia di essere competitivi, di avere contro un avversario. Purtroppo a calcio ero capace, a tennis non sono capace, quindi mi arrabatto, vedo che non sono capace, però mi piace talmente tanto che lo gioco.